Siamo con Danny Signoretto, altro collega di Intesis, che in questo suo intervento ci presenta il tema delle API Gateway. Il tema delle API Gateway, come evolvere e mettere in sicurezza una API, un'infrastruttura basata su API o comunque in ambienti cloud native, un'applicazione cloud native. E ci presenta un caso reale nell'ambito assicurativo. Ok, lascio la parola a te e ci sentiamo dopo per le domande. Bene Paolo, buongiorno, buongiorno a tutti, ringrazio i partecipanti insomma, per il tempo che ci stanno dedicando. Ecco, comincio quindi con questo speech appunto in cui vi vedremo assieme, vi presenterò una case di un importante gruppo assicurativo che aveva l'esigenza di mettere in sicurezza le proprie API attraverso l'introduzione di un API Gateway. La scelta, ecco, è ricaduta sulla soluzione Kong, che è risultata interessante in quanto dava immediate riscontri nell'architettura tradizionale, ma nel contempo si dimostra in prospettiva adatta anche all'evoluzione verso architetture più moderne, di tipo cloud native, e anche con una nativa predisposizione ad attuare pratiche di DevOps. Ecco, prima di entrare nel vivo, vi mostrerò rapidamente una prima parte in cui ripercorrerò il viaggio dell'architettura tradizionale e dove cercherò di sottolineare quali importanti premesse e requisiti raggiunti già in questo stadio sono diventati poi importanti driver di scelta utili a supportare appunto potenziali sviluppi verso architetture di nuova generazione. Diamo quindi un rapidissimo sguardo ai benefici che si volevano introdurre con l'API Gateway, che erano caratterizzati principalmente da sicuramente il driver principale, la maggior sicurezza nell'esporre le API e introdurre anche un layer di disaccoppiamento tra i client e l'implementazione dell'API stessa. Allo stesso tempo anche dare risoluzione agli overhead che c'erano poi sui vari team di sviluppo, che risultavano anche organizzati con logiche silos e che andavano a replicare quindi logiche di autenticazione, di autorizzazione, nonché di eventuali ambienti di abilitazione, di ambienti di staging, oppure policy di caching o di logging. E sicuramente anche andare verso un aumento della governance, raggiungendo una visione, ecco, unificata e uniformata di tutte le API. Ecco, possiamo dire come obiettivo generale andare verso una soluzione che guarda anche l'API come prodotto, come abbiamo sentito anche già in giornata. E quindi da un punto di vista business, riuscire ad avere un catalogo di API ready to use per rendere quindi veloce la possibilità di integrare nuove soluzioni o di fare integrazioni anche con i propri partner. E da un punto di vista poi della governance IT, invece avere una soluzione che tratta le API secondo standard riconosciuti e in modo uniforme. Ecco, la scelta del prodotto, come ho anticipato, dopo un'importante fase di valutazione, è ricaduta su Kong e i principali criteri che hanno indirizzato la scelta sono stati avere una soluzione al contempo semplice e leggera e anche però affidabile, scalabile e performante. Ecco, nativamente concepita anche per gli scenari di domani, ovvero già diciamo circa un annetto fa l'azienda era già orientata verso soluzioni di tipo cloud native, quindi con l'orchestrazione di container su Kubernetes, ma anche fortemente orientata a pratiche di DevOps. Altro criterio che si è guardato comunque una soluzione open source, ovvero standard, facilmente quindi integrabile anche con soluzioni di terze parti e dal basso vendor lock-in. Ulteriore criterio, anche la facilità di utilizzo, quindi oltre che le command line interface, che la soluzione presentasse anche delle interfacce web o comunque una curva di apprendimento che non fosse troppo ripida. Ultimo criterio importante, driver di scelta, è stata comunque anche la scelta di un vendor e di un partner che dessero solidità alla soluzione complessiva. Diamo ora uno sguardo all'architettura iniziale. Ecco, dovendo sottostare rigorosamente a criteri di alta affidabilità, dobbiamo sempre, ecco, tenere presente, l'abbiamo sentito anche questa mattina, c'è stata proprio una domanda tra Alessio Penasilico e collega Enrico,
che l'API Gateway diventa un elemento cardine a cui affidarsi. Ecco, un'architettura che si adotta tipicamente in questi casi prevede un load balancer che si occupa anche di terminazione HTTPS e anche, ad esempio, di web application firewall, e che vede bilanciare le richieste su due o più gateway, che lo vediamo in piccolo, ecco, assumono il ruolo di data plane, che in Kong sono componenti molto leggeri e che possono anche scalare facilmente orizzontalmente, quindi per dare sia performance che ovviamente alta affidabilità, e su cui transita il traffico vero e proprio. Su questi elementi, poi separato, c'è la componente di control plane, che consente non solo di farne il pushing della configurazione, ma anche di andare poi ad erogare altre funzionalità di API management, che vedremo poi anche nel seguito di questa presentazione. Ecco, l'architettura poi così, suddivisa in data pre da una parte e control pre dall'altra, risulta predisposta per funzionare anche in modalità manage, cioè dove i gateway rimangono on-premise, e quindi il traffico anche, la riservatezza del traffico rimane all'interno dei confini aziendali. Ma il control plane e le sue componenti possono essere in esecuzione anche esternamente, ad esempio su cloud pubblico o privato. Ecco, sempre un'altra curiosità che è arrivata da questa mattina è che i gateway possono essere anche distribuiti su data center geograficamente posti in regioni diverse. Ecco, c'è stato un passaggio decisamente importante relativo alla sicurezza e su cui ritengo utile dedicare del tempo, soffermarsi, che è stata appunto l'introduzione di un sistema di API Access Control e Access Manager, che va quindi ad esternalizzare dai gateway tutto il processo di verifica, conservazione delle credenziali, ovvero dei token. E si fa carico quindi, tramite protocolli standard, del processo di autenticazione e di autorizzazione. Nella fattispecie è stato usato il protocollo OpenID Connect, che è un protocollo maturo, sicuro, a sua volta diciamo costruito on top su OAuth2 e che fa ampio utilizzo di token JWT firmati. Ecco, la presenza di un elemento esterno di API Access Manager ha consentito quindi poi un'efficace gestione centralizzata di tutte le access control list relative proprio all'API. È stato quindi possibile impostare per ciascun consumer una serie di access control list rispettando un principio di zero trust, ovvero di minimo privilegio, andando a abilitare per ogni consumer solo ciò a cui è stato espressamente autorizzato. Ecco, poi al fine di introdurre governance e appunto, come dicevo, una visione uniformata e unificata delle API aziendali, Kong consente di integrare soluzioni di terze parti, quali ad esempio Splunk, Elk oppure Prometheus e Grafana, ma non sono le sole. Ecco, queste piattaforme consentono di realizzare importantissime dashboard sia per una visione di health e di troubleshooting, ma anche per avere una visione strategica di utilizzo delle API. Faccio quindi un richiamo a quella figura dell'API Product Manager di cui ha parlato ad esempio il collega Maurizio, ma che abbiamo sentito parlare anche in altre edizioni di API Date, che comincia ad avere dei dati a supporto decisionale, ad esempio di dove andare a creare nuovi endpoint piuttosto di andare a creare le ottimizzazioni. Infine, ecco, per un'esperienza di sviluppo che mira alla velocità di integrazione, un'esperienza d'uso developer friendly, Kong consente inoltre di gestire e pubblicare un catalogo delle API. Catalogo che risulta importante, da un lato, sia ai fini della sicurezza. Infatti spessissimo gli analisti richiamano l'importanza di avere definito bene un perimetro delle API che sono esposte, in modo da non dimenticare API obsolete che possono essere vettore di attacco. Dall'altra parte, il catalogo sembra invece anche per sfruttare tutti i benefici che possono portare a un modello di sviluppo API first. Ecco, ho terminato ora questa prima overview sull'architettura tradizionale, ed entriamo adesso nel vivo, cominciando a parlare in questa seconda parte di due ingredienti fondamentali che aprono alla potenzialità di realizzare un'architettura ibrida e che vede convivere, cioè, da una parte le API, diciamo, sull'architettura tradizionale monolitica, e da un'altra parte API che possono essere gestite e implementate su containers che girano su Kubernetes.
E vedremo quindi le funzionalità di API Gateway di Kong in salsa Kubernetes e il supporto a importanti pratiche di API Ops. Ecco, un attimo prima di addentrarci nella parte più tecnica, diamo anche un veloce sguardo ai principali benefici che un'architettura di questo stampo, quindi Cloud Native e DevOps Oriented, può dare. Il lato Kubernetes, sicuramente il raggiungimento di una maggior velocità nell'avvio di nuovi progetti, maggior velocità di rilascio nei vari ambienti, offrire un supporto al templating applicativo per standardizzare e velocizzare la fase di inizio e di sviluppo appunto dell'API, nonché i classici benefici che derivano proprio dalle architetture cloud native, quali la facilità di scalabilità, flessibilità, oppure ecco, aprirsi all'opportunità anche di andare a spostare l'esecuzione su cloud pubblico e privato. In ambito automazione DevOps, sicuramente maggior qualità e velocità di rilascio e soprattutto nell'ambito delle API migliorare la sicurezza potendo automatizzare tutta l'esecuzione dei test all'interno delle pipeline di CI/CD. Cominciamo ora a scendere un po' più verso il tecnico e diamo uno sguardo schematico all'anatomia che può assumere un'architettura che ho definito ibrida. Essendo l'API Gateway scelto, nativamente concepito per essere leggero e iniettabile in Kubernetes, si presta alla realizzazione di un'architettura che vede, lo vediamo in alto a sinistra, un unico control plane, quindi con le funzionalità di developer portal, analytics, la gestione della configurazione, i plugin che offre Kong per appunto gestire le regole di gateway, e può gestire sia i gateway dell'architettura tradizionale, li vediamo a destra, che insistono poi ad esempio su applicazioni monolitiche, sia quelli che girano all'interno del cluster Kubernetes, lo vediamo a sinistra, utilizzando così tutte le funzionalità e gli strumenti che sono nativi in Kubernetes. Ecco, vedete in blu che in Kubernetes il gateway proxy è all'interno di un blocco che prende il nome di Ingress Controller. Scendiamo ancora un pochino di più in profondità e andiamo quindi a meglio capire i principi di funzionamento e di come Kong appunto può iniettare le API Gateway in un cluster Kubernetes e lo fa attraverso una risorsa standard di Kubernetes che si chiama appunto Kubernetes Ingress. Allora, come ci mostra la figura sulla destra, allora, il Kubernetes Ingress è un'interfaccia, richiamando appunto i principi di programmazione ad oggetti come fosse una classe. E descrive le funzionalità che in estrema sintesi si occupano di gestire le connessioni, siano esse HTTP o HTTPS, da e verso il cluster Kubernetes. Implementa cioè specifiche funzioni di reverse proxy e content-based routing che consentono quindi di inoltrare una richiesta ai vari service, entità che sono, diciamo, naturali in Kubernetes, per chi appunto ha confidenza con queste strutture, e che hanno il compito poi di andare a loro volta ad astrarre l'esecuzione in unità logiche più piccole, che sono appunto i pod, che sono proprio i processi che stanno diciamo, implementando le vostre API. Ecco, un ingress, come dicevo prima, è un'interfaccia, e così come vale per i linguaggi ad oggetti, ha bisogno di un'implementazione. E questa implementazione prende nome di Ingress Controller. Kong offre una sua propria implementazione di Ingress Controller e che ha il compito principale di tradurre le configurazioni Kubernetes nelle regole di routing specifiche del gateway che in esso è implementato. Ecco, nel caso di Kong, l'Ingress Controller, lo vediamo raffigurato in figura, è composto essenzialmente da due container, da due processi. Sulla destra abbiamo il Kong Proxy Gateway, che è esattamente il gateway dell'architettura tradizionale che abbiamo visto poco fa. Ed è quell'elemento che vede passare il traffico, rappresentato dalle frecce in viola, e che lo può inoltrare o meno verso i service. C'è poi il Kong Controller Manager che mantiene sincronizzata la configurazione di Kubernetes con il Kong Proxy Gateway. Ecco, l'implementazione Kong, quindi attraverso poi delle annotation standard di Kubernetes, estende le capacità dell'ingress, andando quindi a riutilizzare i plugin e le funzionalità che Kong offre già sull'architettura tradizionale.
Capiamolo ancora un pochino meglio attraverso questo esempio. In questo esempio vediamo come sulla sinistra, attraverso un mindset file standard di Kubernetes, sia possibile definire le condizioni di content-based routing, che consentono quindi di esporre un servizio che ho semplificato appunto che si chiama HTTPB. Ecco, sulla sinistra vediamo uno scorcio di un manifest file per una risorsa di tipo ingress che viene applicato all'ingress controller. Nelle prime due righe vediamo appunto che il manifest file riguarda una risorsa di cui kind è ingress. E in mezzo, tra la riga 11 e 12, appunto vediamo che l'ingress è nell'implementazione Kong. In basso poi vediamo le rules, cioè le regole, le condizioni per cui la richiesta può essere inoltrata. Quindi se ad esempio il prefix path della richiesta è slash test, allora questa, se soddisfatta questa regola, la richiesta viene inoltrata. Kong inietta poi l'installazione dell'ingress controller, inietta poi delle specifiche annotation che consentono di aggiungere condizioni, e quindi se la regola dice che appunto la richiesta deve essere o in GET o in POST e soddisfa ad esempio in questo esempio il protocollo HTTPS, allora ne consente di essere inoltrata al service. Ecco, in modo del tutto analogo si può applicare a quel service ad esempio i plugin di Kong, e in questo esempio ad esempio il plugin di Kong rate limiting e di autenticazione OpenID Connect. Ecco, intuiamo quindi attraverso questo esempio che ho volutamente semplificato per questione di tempi e anche di comprensione, come però le logiche di funzionamento dei plugin di Kong possono essere applicati sia all'architettura tradizionale, sia in Kubernetes mediante costrutti nativi che tipicamente chi opera con Kubernetes è abituato ad utilizzare. Andiamo quindi così a riutilizzare lo stesso prodotto con le stesse funzionalità e lo stesso know-how. Ecco, capito ora come sia possibile far convivere una nuova e una vecchia architettura, introdurrò un'altra importante caratteristica legata alla soluzione scelta e che diventa un fattore abilitante per sfruttare appieno i benefici di un'architettura cloud native, e cioè il supporto alle API Ops. Ecco, per farlo dovrò introdurre il concetto di configurazione dichiarativa, concetto che è innato in Kubernetes e che tramite Kong viene applicato anche alla gestione degli API gateway. Cerchiamo di capire assieme il concetto di fondo. Una configurazione imperativa, che è raffigurata sulla sinistra, è composta da una sequenza di istruzioni, di comandi, per portare un sistema in uno stato desiderato. La configurazione dichiarativa, esemplificata sulla destra, descrive invece direttamente lo stato in cui si deve trovare il sistema. In questo caso intendo l'API gateway, astraendo da come si raggiungerà quello stato. Ecco, semplificando, si tratta di una sorta di snapshot della configurazione che appunto porta il sistema in uno stato desiderato. Intuiamo quindi così come già nativamente accade in Kubernetes, dove per sua natura c'è un processo di fondo che tende a portare l'infrastruttura appunto in uno stato, e lo stesso concetto venga applicato anche al meccanismo e a tutte le regole dell'API gateway. Nella figura, ad esempio, vediamo infatti come il manifest file dell'ingress include le annotation per applicare le regole all'API gateway, ed è poi Kubernetes che si prende carico di applicarle all'ingress, e l'ingress poi al suo interno le propaga tramite il controller manager ai Kong proxy, che sono quelli che poi vanno a filtrare il traffico vero e proprio. Ecco, in realtà il meccanismo può avvenire anche tramite il control plane, in quanto la configurazione è gestita ed è memorizzata all'interno del control plane. Perché vi voglio mostrare questo dettaglio? Perché attraverso un descrittore in formato YAML, Kong è in grado di applicare la configurazione dichiarativa anche ai data plane, quindi anche alla parte di architettura che ho chiamato appunto tradizionale. Capiamo quindi insieme che è possibile memorizzare in un repository di infrastructure as a code tutta la configurazione delle API gateway, quindi sia essa in formato manifest file di Kubernetes che in formato YAML, e durante la pipeline di CI/CD è quindi andare possibile ad applicare automaticamente lo stato che deve assumere l'API gateway
quando verranno deployate le nostre API. E questo significa che anche per le API si possono mettere in campo delle pipeline a pieno supporto, quindi del ciclo di vita, così come facciamo per il codice, e che la configurazione è esattamente quella che è stata testata precedentemente, magari in ambienti di preproduzione o di collaudo. Ecco, importante questo aspetto dei test, perché consente non solo di avere dei test ai fini della stabilità, ma anche dei test ai fini della sicurezza. Come dicevo prima, poter testare anche le regole di autorizzazione consente ad ogni ciclo di rilascio di verificare che non sono stati introdotti variazioni o anche a causa di interventi umani degli errori. La configurazione delle API Gateway risulta così versionata e storicizzata. Ed essendo ecco dichiarativa, questo è un aspetto ulteriormente importante, consente anche di farle velocemente il rollback, cosa che con un'imperativa non è sempre possibile o scontato che si possa fare. Ecco, poi essendo rappresentata come code, i cambiamenti nella configurazione possono essere visualizzati come differenze, ed ecco ulteriore concetto che secondo me è importante portarsi a casa, che è il tempo dell'operation, in questi casi risulta minimizzato e i tempi di rilascio diventano praticamente istantanei. Arriviamo quindi alla conclusione di questo speech, in cui ecco vi lascio con questa immagine, che è l'unica a carattere fotografico, in cui volevo riassumere con una foto lo stato in cui si trovano le persone dei reparti IT. Siamo in anni in cui il reparto IT è da un lato sollecitato dall'erogazione continua di nuove funzionalità e in un contesto in cui il paradigma sta cambiando, cioè siamo passati da modalità waterfall a una sempre più diffusa modalità agile che ci vede coinvolti attraverso una serie di micro rilasci sempre più frequenti. E allo stesso tempo il reparto IT, oltre a mantenere l'ordinario, si deve preoccupare anche di far evolvere la propria architettura. E questo crea ulteriore carico sulle persone. Quindi mi è piaciuta questa foto, insomma, che mi riporta anche da sportivo, insomma, in qualche modo a chiedermi come facciamo ad essere in questo campo atleti virtuosi. Come avere, trovare le giuste risorse per sostenere la pressione, no, di quel bilanciere. Ecco, con questa case ho voluto trasmettere che facendo leva su soluzioni e prodotti innovativi e abilitanti è possibile realizzare un'architettura ibrida e che possa quindi accompagnare la transizione in modo efficace. Accompagnarla sia sul piano ecco, tecnologico-architetturale, consentendo quindi di evolvere gradualmente e parallelamente, sul piano delle API Ops, appunto consentendo di applicare le pratiche di DevOps a tutte le API, anche all'infrastruttura tradizionale, quindi portando benefici anche su quello che oggi è consolidato, e sul piano organizzativo-gestionale, diciamo del reparto IT, utilizzare un'unica soluzione che consente quindi di condividere il know-how, percorsi di formazione e certificazione, le funzionalità di supporto e così via. Risultando così in una soluzione che globalmente risulta vantaggiosa. Ecco, io quindi ho quindi concluso con questo mio intervento, insomma, e non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto e l'attenzione. Spero abbiate trovato questo intervento ecco, di interesse per le vostre realtà e non posso quindi che augurare ecco, un buon lavoro a tutti gli addetti ai lavori diciamo, del reparto IT, in quanto la roadmap è sicuramente sfidante. Quindi di nuovo grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Dennis, molto interessante anche il tuo intervento. E mi è molto piaciuto l'ultimo concetto che hai espresso relativamente a Kong, cioè l'API Ops, che questo si collega proprio mani e piedi con i concetti di DevOps o DevSecOps che abbiamo parlato stamattina, con il concetto di Infrastructure as a Code che abbiamo visto poco fa con Paolo Olovaralta e adesso con l'API Gateway in cui parli di API Ops. Significa che anche qui lavoriamo nel cercare di definire degli standard, di definire una modalità di automazione che si parli della ciclo di vita del software al ciclo di vita dell'infrastruttura al ciclo di vita dell'API, che è sempre più importante, no? E quindi è un aggancio un po' con le cose viste anche nei talk precedenti. Un altro elemento importante
che prima hai citato è l'API Observability, no? Abbiamo parlato anche durante tutto questo evento di osservabilità delle architetture cloud native, abbiamo visto anche Elastic come una delle soluzioni che implementano Observability, e prima hai parlato di API Observability. Ci puoi spiegare però cosa intendi con qualche esempio di API Observability? E perché è importante anche per il business questo step, questo ruolo? Ma guarda, ecco, su questo io credo che, lavorando molto anche con le aziende italiane, spesso ci sono varie fasi di maturità, no, nei progetti, e così accade anche nelle API. C'è una prima fase in cui vengono implementate, poi vengono fissate, e spesso c'è una parte in fondo che è strategica, che tende a rimanere latente. Provo a spiegarmi con un esempio. Quando anche Maurizio questa mattina richiamava i concetti di API, una visione strategica, quando ho a disposizione delle dashboard che mi fanno capire quali consumatori consumano quali API e quindi quali qualità di servizio sto dando ai miei consumer, e allo stesso tempo avere una visione quanto è sollecitata la mia infrastruttura, può andare a vedere dove ha senso che io investa nelle ottimizzazioni. Ecco, dicevo, purtroppo spesso le ottimizzazioni rimangono latenti, rimangono in fondo, perché c'è nuovo business, c'è nuova funzionalità. Ma allo stesso tempo ci sono dei costi che possono derivare o da mancata qualità di servizio, oppure dei costi infrastrutturali, perché le ottimizzazioni non sempre è possibile prevederle in anticipo, quindi avere a disposizione delle dashboard che mi fanno vedere i servizi più usati, le latenze, o vedere come sono usati nel tempo, ecco, avere a disposizione dashboard di questo tipo è un'informazione molto molto importante. Okay. Oltre a quelle, come dicevo prima, di health, di troubleshooting, che sono quelle, diciamo, un po' più classiche, quelle che danno più la governance operativa. C'è tutta una governance poi strategica che abbiamo bisogno di mettere in campo. Questo perché avevamo visto anche in qualche altro speech, il ruolo dell'API non è più un ruolo puramente tecnico, sono proprio prodotti che l'azienda mette sul mercato, che rende disponibili a partner piuttosto che... Sì, ecco, lasciami dire una cosa su questa cosa, mi aggancio. Essendo prodotti, sono utilizzati da più consumer diversi e anche da touch point diversi. Quindi, ecco, richiamavo prima il concetto anche di esternalizzare con protocolli standard. Questo aspetto è molto, l'aspetto di access management, questo aspetto è molto importante, perché strumenti di questo tipo consentono, ad esempio, di gestire diverse tipologie di touch point, siano ad esempio app mobile oppure applicazioni web, ma sempre di più sentiamo parlare anche di single page application oppure dispositivi IoT, che sono touch point di natura diversa, hanno anche, ad esempio, le single page application non possono proteggere i secret. E quindi il protocollo ci aiuta ad fare delle implementazioni standard in sicurezza. Bene, bene. Bene, bene. Abbiamo finito il tempo, quindi intanto ti ringrazio, Dennis, è molto interessante e soprattutto molto interessante come questo si, come dicevo prima, si collega un po' con tutti gli altri speech della giornata sul tema dell'osservability, sul tema dell'automazione e su come l'API Gateway, Kong in particolare, è direttamente una tecnologia cloud native. Anche Kong fa parte del CNCF landscape. Bene, grazie ancora Dennis. Grazie a tutti per l'attenzione. Sono disponibile ovviamente poi per gli approfondimenti. Perfetto.